Purtroppo questa continuità è andata avanti troppo a lungo. Troppo a lungo. Allora, cos'è questo luogo? Secondo me questo luogo, che è il BTO, è il luogo della discontinuità, non della continuità. E io non credo assolutamente che ci siano possibilità reali di matchare, come sempre si dice per buona regola consociativa, la continuità vecchia con la discontinuità nuova. Signori, non stanno insieme queste due cose. E questa è una lotta dove non si fanno prigionieri, dove o vince l'una o l'altra si separa e va per i fatti suoi. Io su questo non voglio essere né provocatorio, né estremista, né radicale, ma semplicemente mettere di fronte le cose come stanno. Quando qualcuno ha detto, beh, io sono anche contento che l'abbia preso per riferimento, siamo di fronte a una discontinuità dove sostanzialmente la gente, quelli che vanno a fare i turisti, i viaggiatori, sono i destination manager di se stessi. Questa è una cosa assolutamente importante, non c'è più nessuno che li faccia tornare indietro. Questi sono dei barbari, sono dei selvaggi, sono degli arcieri a cavallo, hanno un territorio in cui possono prendere le traiettorie che vogliono, hanno la loro steppa e le loro selve, non passano per i feudi, perché per passare per un feudo consociativo bisogna che ci sia il bottino. Io non assedio un castello se dentro non c'è bottino, per cui che cosa faccio? Lo aggiro. La discontinuità aggira la continuità. Forse questo è un tema, nella mia difettosissima presentazione, che varrebbe la pena di prendere in considerazione, perché è un tema importante, perché è il tema su cui anche tutti gli aspetti del marketing relazionale, del marketing strategico, possono dare una mano liberandosi dalle tossine precedenti. Io sono uno che vive di marketing, quindi se dico non mi pare che ci siamo assolutamente. Io finisco subito con una piccola cosa. Questa storia delle storie dei territori, invece, ripetendo la domanda iniziale, la comunicazione turistica è all'altezza della storia dei territori? Perché questo era il tema importante, da cui siamo partiti, su cui ho fatto questo. È il tema su cui anche tutti gli aspetti del marketing relazionale, del marketing strategico, possono dare una mano liberandosi dalle tossine precedenti. Io sono uno che vive di marketing, quindi se dico che c'è del marketing tossico non è sicuramente perché sono un negazionista del marketing, no? Ma non mi pare che ci siamo, cioè non mi pare che ci siamo assolutamente. Io finisco subito con una piccola cosa. Questa storia delle storie dei territori, invece, ripetendo la domanda iniziale, la comunicazione turistica è all'altezza della storia dei territori? Perché questo era il tema importante, da cui siamo partiti, su cui ho fatto questo piccolo escluso. O essi si devono emancipare dallo stereotipo che hanno prodotto fino adesso e quindi entrare in discontinuità dalla precedente continuità? Questa è una domanda, io non ho soluzioni da dare qui dentro, di nessun genere. Se il territorio torna ad essere la fisica, bisogna che la chimica del marketing, perdonatemi queste associazioni, diventi diversa, perché se no noi facciamo con della chimica tossica la distruzione di un territorio, un po' come le scorie, che bisogna stare molto attenti d'ora in poi, quando ci sfuggono i soggetti che eravamo in qualche modo sicuri di catturare con le più vecchie tecniche della continuità, e lo è una dimostrazione palese. Quindi sostanzialmente l'unica sensazione o enfasi che vi voglio dare è questa: tornare a fare i tessitori, tornare a fare filati, tornare a fare storie, partire da quelle piccole storie, quelle del dialetto. Una premessa: noi siamo architetti, non ne capiamo niente di turismo, quindi siamo qui anche per imparare. E abbiamo fatto questa ricerca nel 2010, una ricerca finanziata da Principi Attivi della Regione Puglia, è una ricerca pura. Allora, non conoscevamo la parola glamping. Allora, cercherei di interagire con questa cosa.
bene, la lanciamo così. Innanzitutto grazie per lo spazio e spero per l'attenzione. Allora, questa mattina abbiamo assistito al vostro intervento e devo dire abbiamo trovato moltissimi termini di assonanza con un lavoro che inizialmente è stato uno studio e poi una simulazione progettuale fino ad un progetto pilota che speriamo si realizzi e che è stato lo scorso anno finanziato dalla regione, o dopato dovrei dire dalla regione, ecco, con un gal dopato dalla regione, dalla regione, no, con i finanziamenti GAL Alto Salento. E quindi noi ci siamo trovati a lavorare e ricercare su un nuovo modello di turismo alternativo a quello della trasformazione radicale e irreversibile del territorio, cosa ormai diffusa e anche come antidoto a quel concetto di agriturismo che trasforma alla fine un paesaggio ed una cultura collegata a un certo tipo di economia che è quella rurale, e la trasforma praticamente in turistica, magari senza nemmeno la preparazione imprenditoriale per chi interviene in questo settore per riuscire a fare qualcosa di sostenibile. La nostra vocazione era quella di realizzare qualcosa di veramente sostenibile, ecco perché il nostro modello si è concentrato su enormi quantità di studi, forse fin troppa quantità. Quindi abbiamo provato a definire, ecco, il nome IAS è un gioco, si rifà ad un modello insediativo storico della Puglia. Quindi vado rapidamente, abbiamo studiato varie nozioni sulla sostenibilità del turismo e soprattutto quella dell'albergo diffuso che ho visto è stata anche citata dal vostro intervento. Abbiamo provato quindi a formulare una nuova idea di albergo diffuso sul territorio rurale, quindi non lavorare sul recupero dei centri storici e sulla diffusione della ricettività nei centri storici, ma provare a farlo, questa era una scommessa, su un territorio molto più vasto, molto più ampio, che è quello rurale. Quindi quello che vedremo alla fine è un'ipotesi di un albergo di 4x4 km. Abbiamo cercato il luogo ideale, abbiamo osservato alcune zone della Puglia e ci siamo concentrati sulla piana degli Ulivi Secolari che collega Monopoli a Ostuni, quindi una zona che ha sia la vocazione collinare che quella marittima, cercando di restare quanto più distanti dal turismo di massa che è quello del mare e anche quello della Valle d'Itria che è già molto consolidato, quindi ci siamo inseriti in un contesto oggi definibile quasi di degrado da quel punto di vista, perché il paesaggio rurale che osservate in questa schermata è pressoché abbandonato. Andiamo ancora avanti. Nelle nostre ricerche, soprattutto nelle nostre passeggiate, abbiamo incontrato anche fortuitamente diversi portatori di interesse per una certa idea di turismo sostenibile. Questi sono alcuni scorci dei luoghi che abbiamo visitato che poi abbiamo assunto come luogo della nostra ipotesi progettuale. Scorriamo ancora avanti. L'idea è stata, visto che questo progetto lavorava in partnership anche con degli enti pubblici, abbiamo provato a coinvolgere anche qualcosa che non fosse strettamente di pertinenza privata ma anche di proprietà pubblica. Quindi concentriamoci un attimo sulla zona che abbiamo provato a studiare e ci siamo resi conto dalle parole di questa mattina che effettivamente i nostri ragionamenti sul turismo inteso come infrastrutture e il modello che provavamo a inserire in infrastrutture esistenti oppure abbandonate è un modello che potrebbe risultare commercialmente o economicamente positivo se non vincente. Quindi abbiamo lavorato molto anche sulla ricerca storica cercando di ricostruire infrastrutture anche fisiche che esistevano fino a 100 e passa anni fa, portandole però a sovrapporle con dei layer, con delle considerazioni che sono molto, molto più moderne. Abbiamo studiato, dicevo, il territorio, ne abbiamo visto un po' quelle erano le vocazioni di uso antropico, abbiamo visto un po' quali erano gli spazi più consoni per sviluppare un modello di turismo diffuso su grandi superfici. Questa qui è un'immagine abbastanza particolare che descrive l'uso del suolo in questa zona della Puglia che è molto molto simbolica. Quella che vedete in basso è la Valle d'Itria molto frammentata e invece nella piana degli Ulivi dove tutti i lotti sono molto molto più dilatati, diciamo quella è la terra delle masserie dove ancora delle grandi superfici ulivetate, ragionavo prima sullo schema, ecco, sulla anche semplificazione che aveva fatto il collega dell'uliveto come luogo ideale per inserire questo tipo di turismo. Beh, effettivamente lì ci sono delle masserie o dei luoghi che vivono di una microeconomia ma che hanno ancora a disposizione e hanno difficoltà nell'alienare
appezzamenti che raggiungono i 24, i 30 ettari, proprio perché vanno venduti in blocco e non possono essere più frammentati per una questione normativa. E quindi abbiamo studiato e analizzato tutte queste zone fino a provare a produrre un'idea di master plan. Su quell'area vasta che abbiamo osservato abbiamo preso una fascia che per noi era molto molto interessante, perché nella zona mare ha tuttora un parco regionale, quindi una zona che non vincola ma incentiva un certo tipo di uso del territorio oggi. Il territorio che invece negli ultimi anni è diventato un luogo di attrazione per kitesurfer, quindi per un uso sportivo. Sì, un uso sportivo che è anche interessante perché interviene nelle date, nei mesi che non sono quelli della. Quella dell'utenza anche più sportiva, diciamo. Poi sì, abbiamo cercato di delineare anche l'utente, quale può essere. Sì, infatti nella ricerca di un modello di turismo e di un modello di turista abbiamo sviluppato poi la nostra idea. Queste sono sempre delle mappe che ci aiutavano a decifrare le idee che avevamo a disposizione, e quindi il lavoro alla fine si è concentrato su queste immagini, ecco, diciamo, lo studio si è concentrato su queste immagini. Questo è un modello infrastrutturale che è sancito adesso dal PPTR della nostra regione su un certo tipo di mobilità e che presuppone quindi l'utilizzo, il recupero o lo stimolo all'utilizzo di alcune reti di mobilità lenta. A queste ci siamo collegati e abbiamo poi tessuto i nostri percorsi di collegamento, diciamo i nostri corridoi tra le stanze di questo albergo diffuso di 16 km quadri. Questo è il quadratone che ci interessava dal punto di vista dello studio. E quindi qui abbiamo inserito i nostri elementi. Ci sono in rosso, potete osservare, questa è una mappa dei beni culturali, sono le masserie. Sono le masserie oggi attive e definibili come ancora originali nella loro funzione, quindi non quelle prettamente turistiche, ma che hanno una vocazione ancora legata alla gallina. E le aree archeologiche che ci sono sempre in questa zona, fino a raggiungere, adesso la visibilità per me è scarsa, gli itinerari che sono quelli della mobilità lenta. A queste qui abbiamo unito una rete di mobilità che abbiamo percorso o abbiamo ritracciato sulle vecchie cartografie. Queste sono strade interpoderali che ancora oggi esistono, oppure sono state interrotte perché l'abbandono ne ha portato alla cancellazione. Vecchi tratturi, sì. E che quindi riescono a definire effettivamente già un corpo sul quale lavorare, con il quale permettere al turista di muoversi all'interno del territorio in maniera assolutamente inedita. E quindi provare a utilizzare questi percorsi per impattare sia nuovi luoghi del turismo che nuove opportunità per quegli storyteller, cioè per quella gente che è veramente ospitale, che culturalmente, antropologicamente detiene l'ospitalità pugliese per eccellenza. Su questo sistema abbiamo identificato 6 portatori di interesse che andiamo qui a illustrare. Al punto 1 c'è un ex ferroviere, adesso vedremo magari delle schede singole se sono subito dopo. Sì, la vediamo qui, poi ci ritorniamo. Un ex ferroviere pensionato che ha a disposizione una cava non più autorizzata, l'ha utilizzata come attività produttiva in passato, una cava molto molto bella, abbandonata, che però nel tempo già in maniera assolutamente volontaria ha già provato a rinaturalizzare. Cioè l'ha lasciata così. Andando a piantumare anche alcune. E queste persone ci ha raccontato la storia della sua idea su quel posto, un casale che ha provato a ristrutturare non ci è andato a vivere perché non ci arrivava la linea telefonica e la moglie non ci voleva stare, però un casale che ha un grande agrumeto ed una capienza stimata, questo è un luogo molto interessante, una capienza stimata di 6 stanze, diciamo 6 posti letto, aveva questa idea di poter ospitare le persone, non l'ha mai perseguita, però un luogo molto bello, panoramico, e soltanto in parte rinaturalizzato. Abbiamo messo insieme quindi la storia di questa persona con un'altra storia molto inedita, scoperta sempre attraversando il territorio, che è quella di una contrada
la cui sorte è stata decisa dalla strada provinciale. La strada provinciale ha tagliato la connessione di questa contrada sia con i monti che con il mare, e quindi questo luogo è rimasto in abbandono. È un vero e proprio villaggio pieno di insediamenti, di piccoli insediamenti, quindi di architettura minima, di edilizia di base del nostro territorio, anche quelli lasciati completamente abbandonati, sono dei trulli o dei piccoli casali, e soprattutto è un luogo nevralgico che collega la parte della Valle d'Itria con quella delle zone a mare che adesso sono parco regionale. Abbiamo anche incontrato un luogo di due siti di proprietà pubblica, sono beni confiscati alla mafia, quindi abbiamo provato a dialogare anche con chi gestisce questi, ha difficoltà a gestire questi beni, e che però in maniera molto interessante questo ente che gestisce i beni confiscati ha, insieme alla disponibilità di queste cose, avviato un'attività di tour operator, cioè un tour operator molto alternativo, che aveva nell'idea in grembo quel sogno di provare a mettere a rete tutti questi lotti, questi piccoli appezzamenti, per provare anche lì a tessere un turismo su tappe molto alternativo. Un altro sito molto interessante sono questi 16 ettari di una azienda agricola assolutamente biologica, che si concentra su un prodotto locale conosciuto come Presidio Slow Food, che è il pomodoro Regina. Quindi è una giovane imprenditrice che ha deciso di lasciare l'attività pregressa e di provare quindi questa nuova esperienza, quella puramente agricola, con una vocazione anche quella abbastanza alternativa e interessante, che è quella biologica. Poi abbiamo centrato una masseria pubblica, questo è un bene pubblico donato al comune di Fasano, che si trova in quella zona, che ha a disposizione un'infinità di ettari, un'infinità di colture, è dato in mezzadria, quindi viene utilizzato al 2% delle sue potenzialità, ed è un luogo praticamente in prossimità con il parco delle dune costiere. È una bellissima masseria. È in vendita? È masseria Tevernese, sì, è in vendita. Per coprire dei buchi di bilancio abbiamo scoperto che è difficile, guardate, è controverso. E questa invece è una coppia di giovani imprenditori che hanno un paio di ristorazioni in questa zona, hanno un lido balneare e hanno un uliveto che anche loro coltivano, perché la loro famiglia ce l'ha sempre avuto e non se la sentono di abbandonarlo, no? E in questo uliveto volevano provare a creare dell'ospitalità, della piccola ospitalità per gli sportivi e i kiter che vengono al loro lido in genere d'estate a spassarsela, e fuori stagione invece a praticare il loro sport. Quindi su questi stimoli, adesso la sto riassumendo in maniera molto molto rapida, abbiamo, su questi siti abbiamo provato a tessere una trama, sia dal punto di vista della connessione fisica che quella della connessione funzionale. Quindi sull'idea generale che abbiamo maturato in termini di turismo sostenibile, fosse quella del glamping alla fine, abbiamo definito le funzioni di un albergo in 16 km quadri di territorio. Questo qui negli ideogrammi si possono leggere un po' le varie funzioni. E per attivare questi posti abbiamo provato a formulare un'idea. Abbiamo sentito prima dell'architettura pop-up, alla quale noi abbiamo in passato reagito anche in maniera brusca, proprio perché non ci piaceva l'idea del copia e incolla, della giusta posizione di idee, di architettura, di design sul territorio. Quindi le abbiamo osservate tutte, ecco, molte immagini magari ricorreranno rispetto a quelle che avete osservato. Le esperienze internazionali sono gravide di queste esperienze, e a questo punto abbiamo provato a utilizzare l'idea di insediamento rimovibile e nomade per eccellenza, che è quello della tenda, specializzandola, facendovi raggiungere un livello di glamour e quindi di glamping maggiore, coniando però un'idea che è quella dell'architettura non pop-up, ma restiamo sempre in campo informatico, ma di plug-in, proprio perché ci piaceva l'idea di poter sviluppare un'idea, un concetto di turismo basato sia sullo studio che sull'architettura e sul design, che potesse quindi implementare un'infrastruttura, implementare un sistema nel momento in cui la si attivasse, e immediatamente, una volta disattivata questo plugin, tutto quanto può ritornare quindi al suo valore originale, ma recuperato.
Quindi è un'attività di, cioè è un'idea di modello di turismo sussidiario all'esistente, cioè lo stimolo è proviamo a utilizzare un modello di turismo, recuperiamo l'esistente, perché questi oggetti non sono autosufficienti ma sono dei rifugi, e per recuperare l'esistente proviamo a utilizzare quello che già, le emergenze che già ci sono, quindi proviamo a utilizzare le microarchitetture che già ci sono. Ma anche proviamo attraverso il plugin a riscoprire quei percorsi, i percorsi antichi, i percorsi della mobilità lenta, quelli dello sportivo, quindi spostiamo l'interesse dal turismo di massa nelle campagne. E quindi l'idea è quella di associare a, adesso vedremo qualche immagine di questa cellula che abbiamo progettato, abbiamo simulato. Questa è relativa, comunque. Sì. Lui c'è tutto l'excursus. Magari arriviamo, ecco, è una cellula molto leggera che si può appoggiare sul suolo e lavora su una serie di gusci, anche quelli facilmente amovibili. Adesso sono un po' deformate le immagini, no, voi le vedete intere. Fino a, mi concentrerei sul fotomontaggio finale. Ecco, questo è uno spaccato dell'oggetto che abbiamo progettato. Ecco dove proviamo a ragionare sul plugin. Sul sito, che è quello, ad esempio, quello della cava, abbiamo provato quindi ad inserire questo tipo di microvillaggio, quindi un villaggio turistico temporaneo, che ha la forte potenzialità di utilizzare il luogo soltanto nell'effettivo periodo di necessità. Il periodo di necessità lo stabilisce effettivamente un piccolo progetto imprenditoriale, e soprattutto spiegavamo noi, e questo che abbiamo trovato anche nelle vostre parole, un progetto che dovesse essere convenzionabile, significa con un intervallo temporaneo, perché alla fine la temporaneità si trasforma sempre in rigidità col tempo, convenzionabile, reiterabile, con alcune condizioni molto molto ben definite, che scopriamo volentieri possono essere contenuti in una 4, noi ci speravamo che potesse essere così, quindi noi sosteniamo la grande idea. Non ci siamo persi nei meandri della burocrazia, né no. Dei conti economici, perché non lo sappiamo fare, siamo rimasti sull'idea. Adesso scorriamo sempre delle immagini, e questo qui è il luogo non attivato, questo qui è il luogo attivato, e le due immagini sono praticamente permutabili. Questo avviene anche negli altri siti, che scorriamo molto molto rapidamente. Quindi, in estrema sintesi, il modello di glamping è quello al quale ci siamo riferiti come struttura fisica. Abbiamo provato a supportare un modello di turismo, però con una forte attenzione al territorio, e quindi con un'elezione di parte del territorio a questo possibile modello di turismo, perché molto probabilmente non tutte le porzioni del territorio pugliese sono in grado di ospitare questo tipo di nuovo modello. Anche perché le potenzialità del territorio rurale sono infinite, la Puglia è la prima regione agricola d'Italia, e quindi stiamo parlando di superfici enormi e gigantesche, mentre il turismo inflazionato e consolidato è praticamente collocato tutto quanto sulla costa. Quindi il nostro tentativo, con lo studio che abbiamo sintetizzato adesso al massimo in questa sede, era quello davvero di provare a stimolare alcuni portatori di interesse che in buona parte si sono rivelati non essere degli imprenditori, né tantomeno imprenditori turistici, soltanto pochi lo erano, e di provare a mettere questo progetto al servizio di una sinergia difficilissima tra il pubblico ed il privato, perché speriamo che con questa connessione ci possa essere l'espediente, l'escamotage per superare il disastro normativo che effettivamente tutti quanti conosciamo. Ecco, questo qui è l'oggetto del nostro studio, che è durato all'incirca 12 mesi, dopodiché abbiamo provato a svilupparlo con dei test pilota. Soltanto uno di questi ha raggiunto un buon livello di fattibilità, e speriamo si trasformi adesso. Test pilota significa che in seguito alle presentazioni pubbliche un imprenditore si è fatto avanti, imprenditore agricolo. Io non ci posso fare, vorrei farci qualcosa ma non posso fare niente, quasi non posso neanche arare, perché è zona archeologica. Quindi poiché mi danno, come posso fare? Mi danno la possibilità. In questo caso questa è stata la risposta, adesso l'iter non è andato ancora avanti, quindi non,
Cioè la proposta alla fine si è realizzata in questo, su 12.000 metri quadri, quindi poco più di un ettaro, 14 unità simili a quelle che abbiamo osservato, un immobile, un piccolo immobile rurale, un'unica volta stella che viene ristrutturata e trasformata in servizi per questo tipo di attrezzature, in zona archeologica assoluta, vincolo assoluto, e attività rurale compatibile perché viene utilizzato come orto d'inverno. Quindi la formula proposta a questo imprenditore e poi all'ente giudicante di questo bando di finanziamento, che è il GAL Alto Salento, era esattamente quella: proviamo a fare un certo tipo di turismo, di agricampeggio, in un luogo che alla scadere del quarto mese di attività, nel maggio-settembre, ritorna a essere prettamente agricolo. Quell'agricolo poi, per natura, scompare alla fine della primavera e si riattiva questa funzione turistica. Il modello è sembrato essere molto interessante, tanto è vero che è stato l'unico progetto di agricampeggio finanziato in Puglia fino ad oggi. Descrivevo prima anche la nostra collega che la situazione in cui siamo adesso è che questo progetto pilota non è ancora partito, nostro malgrado, per un certo tipo di problemi imprenditoriali che sono collegati all'agricoltura e non al turismo in questo caso, no? Quindi l'imprenditore si sta concentrando sulla sua attività principale, perché probabilmente sarà in difficoltà. Però abbiamo, da questo punto di vista, volevo dire che abbiamo trovato molto molto interesse e curiosità da parte di enti pubblici nella proposta o promozione di un certo tipo di modelli, che sono veramente molto molto simili e molto più dettagliati nel lavoro che avete fatto. Anche, diciamo, non in deroga alla normativa, attenzione, ma anche abbiamo trovato molta disponibilità e nel voler trovare un modo normativo plausibile, oppure un inserimento normativo plausibile, per far sì che questo tipo di intervento, questo tipo di progetto potesse essere veramente assolutamente regolamentare. Questo in questo caso si è stirato il Comune di Fasano, però diciamo qui non c'entra nulla il Comune di Fasano perché si parla di superintendenza. Quindi la disponibilità e la curiosità l'abbiamo trovata e la cosa ci ha sorpreso. Non siamo arrivati al geometra ancora. Non abbiamo incontrato. No, non abbiamo. È vero. No, non abbiamo incontrato il. Non ci siamo scontrati ancora con un certo tipo di vaglio, però il nostro auspicio è quello che effettivamente interventi così leggeri possano essere ben interpretati in un certo tipo di sede. Il fatto del cattivo costume del do ut des dalle nostre parti forse è dovuto più alla mentalità di voler proporre giganti produttivi sul territorio, in questo caso rurale, e giganti produttivi nell'idea condivisa generale comportano giganteschi profitti, cosa che abbiamo facilmente osservato e scoperto oggi non essere più come un tempo. Quindi in questo grande gioco economico c'è sempre qualcuno che vorrebbe godere di una sua parte, ecco. Quindi noi ci fidiamo che interventi piccoli, minimi, però messi a sistema, possono dare un nuovo modello di sviluppo turistico per la nostra regione. Questo è quanto, grazie per l'attenzione. Io vi ringrazio molto, perché uno dei nostri obiettivi con questo laboratorio era proprio fare rete, no? Metterci a sistema. Se ci aiutate a ristaccare il computer. E vi ringrazio anche per la discrezione con cui mi avete chiesto di poter presentare il vostro progetto, che conoscevo e che mi convince ancora di più adesso che l'avete presentato. Ritorniamo. Beh, complimenti, perché è un lavoro di quelli che il territorio dovrebbe chiedere, insomma, no? Anche se è nato sulla scorta di una risorsa intellettuale, professionale, architetti, professionisti, eccetera, il fatto che sia stato capace di coinvolgere l'amministrazione anche solo per le sue frange, no? Perché c'era una proprietà di un'amministrazione, perché c'era una proprietà di quelle sequestrate alla malavita, che sono entrate in un circuito diverso, misto fra diciamo l'interesse pubblico e quello del privato che lo gestiva prima. Quindi questa è un'occasione straordinaria. Diciamo che l'occasione è ancora più ghiotta per il fatto che ha le dimensioni giuste. È uno dei pochi progetti che hanno territorialmente un equilibrio,
che risolvono tutti i loro problemi al loro interno. Adesso voi dite non ho risolto quello normativo, non spetterebbe a voi, ecco, non spetterebbe neanche alla comunione pubblico-privato che voi in qualche maniera avete sostituito rappresentando domanda e risposta nel vostro colloquio interno. Non spetterebbe, a dire la verità, proprio a nessuno, cioè questa cosa qua dovrebbe essere rappresentata lì, no? Come diceva quello di Dresda, è tutto scritto, si può fare, non si può fare. La sovrintendenza, Ignazia, insomma, è la strada che ci portava fino a Salonico. Questo è, dovrebbe prevalere su di noi, no? C'è uno che dovremmo anche, come professionisti, adesso sto dicendo, nel bene e nel male, sapere dire già noi un mezzo ni a queste cose, no? Cioè, il fatto che uno cerchi di trovare una giustificazione ideologica attraverso le vostre idee per bypassare tranquillamente un vincolo che è oggettivo, no? Anche se voi dopo gliel'avete trovata questa cosa, no? Tu fai lo stagionale l'articolo e poi fai lo stagionale con i windsurfer della tua donna. Ecco, allora lì è proprio quando arrivi in fondo, no? Dove l'italianità cerca ancora di strappare qualcosa a qualcosa di già grande, no? Quelle le vostre realtà non indagate, quelle altre, insomma, che sono fuori dalle sei che avete selezionato, darebbero un potenziale molto più naturale alla vostra idea rispetto che portarla al limite a vedersi regge e poi ancora trovare il geometra che dice magari giustamente di no, insomma, o il sovrintendente che magari ti dice beh ragazzi, insomma, è proprio qua è il sito archeologico, stiamo scavando, non abbiamo i soldi per scavare, ci mettete cosa? Quando ce lo garantite? Che tipo di garanzia ci date? Ma sta lasciando un acqua a parte lì, è la non è che questo giustifica passaggi intermedi, no, ecco, no, cioè, stiamo dalla parte della ragione perché con la ragione abbiamo forse l'adesione di più pubblico, no? Cioè più pubblico è con noi e più ci supporta se ragioniamo in questi termini. Comunque complimenti di nuovo per la dimensione che è compiuta, finalmente, no? C'è una dimensione che c'ha un pezzo di Valditria, che c'ha un pezzo di viabilità storica, che c'è dentro un po' di litorale, che poi su questo litorale affaccia, ecco, adesso io porterei, forse noi, porteremo l'argomento su quest'ultima cosa, perché è un altro stimolo, non sono tutti, nessuno di quelli che è andato con compiuti, no? Scusa, posso fare un'osservazione un attimo, siccome io opero proprio in quella zona, la cosa che trovo un po' teorica, cioè capisco il fatto di esaminare i 6, cioè dai 4 km per 4, ma vivendoci, c'è una tale frammentazione, un tale senso della proprietà, cioè voglio dire, le sinergie anche umane credo che siano importantissime in questa come poter davvero collegare questi sì, ma sono teoriche nella pratica, perché io ti dico che ci sono già tende lì, cioè quello che io ho fatto, non per tornare al mio, però stiamo qui per confrontarci, è che già in quell'area ci sono persone che hanno comprato le mie strutture, le stanno usando per ospitare, le stanno usando per abitare, esattamente lì. Quello che non si riesce a fare, cioè il passaggio successivo, no? È importante perché poi magari si può creare una sinergia molto utile tra noi, è un lavoro bellissimo, complimenti. Pensate che non lo conoscevo e sono lì e predico questo, e conosco molti di questi siti e di questi soggetti anche interessati. Il fatto è creare la possibilità che ci sia davvero poi una capacità di ospitalità condivisa, che è molto complicato nella realtà, nella teoria, ma nella realtà, soprattutto in quella terra, dove ci sono, c'è un senso del confine, cioè il muretto a secco, voglio dire, la somma dei muretti a secco della Valle d'Itria supera la muraglia cinese, non so se sapete, perché c'è un senso forte del limite del confine e della proprietà. Poi che chiaramente ci sia una disponibilità verbale è un conto, che poi ci sia in effetti è un altro. Non so se mi spiego. Quindi bene partire da un piccolo, un micro esempio, e mi auguro che vada in porto, perché poi questo esempio possa fare da virus, ecco, contaminare altre. E sì, penso che sia quello che ho detto dalla discussione questa di oggi, non quella lì. Ecco, un'altra accelerazione, quindi magari approfittiamo che ne abbiamo solo una giornata, dovrebbe essere un po' questa.
che c'è in atto non solo a livello italiano, ma pensate con la Grecia in questi momenti, una dismissione totale delle risorse che in fondo lo Stato si era accaparrato, no? Accaparrato vuol dire nei termini buoni, cioè tutelato, no? E sono, non sono di per sé le donazioni piuttosto che le requisizioni o gli espropri forzati che sono stati fatti in questi ultimi tempi, ma sono grandissime risorse, non l'ultima quella che dopo ci approfondisce, dei bagnasciuga e dei litorali. Allora, riuscire a immaginarsi dall'altra parte, noi per il nostro mestiere, no, non sappiamo far niente, ma sappiamo far tutto, come si dice di solito, ma per, proprio per il mestiere che ci hanno insegnato a fare e per diciamo, la capacità di essere un pelo più interdisciplinari di altre professioni, insomma, no, che magari sono più rigidi, non so, un medico piuttosto che un avvocato o un ingegnere stanno più sul pezzo che noi. Noi, essendo così diciamo formati a spese pubbliche, possiamo permetterci di andare un pelo più avanti e essendo dei mediatori culturali con la pubblica amministrazione e per mandato dei privati che ci mandano avanti a fatte le richieste, insomma, le più spregiudicate, possiamo continuare a tenere la schiena dritta un pelo, cioè, almeno un minimo, cioè, almeno per quanto ci obbliga la nostra coscienza. Allora, fatta questa premessa, che è di carattere generale e internos, diciamo quelli che sono, che fanno questo mestiere, e davanti alle responsabilità che comunque gli altri ci hanno delegato in parte, direi che immaginare che fine fanno i demani e che fine fanno le dismissioni o le non dismissioni, perché poi si predica tanto di questa dismissione del patrimonio pubblico, ma alla fine non si riesce a portarla a termine neanche quelli ex militari, no. Dovremmo prendercelo come un caso di studio, no? Mentre abbiamo preso come un caso di studio l'occasione, diciamo, di un bando, di un progetto sovvenzionato, cioè, quest'altra cosa di portarlo a compimento anche attraverso, diciamo, la mediazione che ci è data come compito, penso che sia il passo prossimo che dobbiamo compiere. Arrivati quindi voi a mare col vostro progetto, a mare nel parco, dovreste immaginarvi fin dove e come regge la configurazione normativa, giuridica che state cominciando a intuire, bisogna dare a questa idea. Fin dove e come può penetrare questa roba qua e fin dove e come può creare un reddito che potrebbe al limite rivalorizzare quel bene stesso che non ha reddito adesso, no? È la stessa cosa che stanno cercando di fare con la mini tour operator e quelli che hanno la rete dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Allora, questa cosa regge, perché adesso vi racconto, regge, ha sempre retto e sempre reggerà, purché non ci sia nessuno, nemmeno noi professionisti, che ne facciano la loro rendita di sopra, cioè come se noi pretendessimo in qualche maniera di avere un ruolo al di là di quello di averne uno vero, cioè fondare l'idea, perseguirla, portarsi via una parte di questo come risultato, che vi suggerisco è la cosa anche molto più pratica per guadagnare, no? Cioè entrare alla fine nel merito di questa, non dico produrre le tende, ma stare in società con chi le produce. Cioè, non abbiamo più l'ordine che ci dividi, ma le parcelle dovremmo diventare anche noi artigiani a un certo punto, no? Se non più artisti, o artisti e artigiani, ma non più professionisti, perché siamo alla stregua di quelli che lavano le scale, no? Cioè, siamo prestatori di servizio. Non ribelliamoci a questa cosa qua e teniamoci il nostro ruolo di mediatori culturali, non mediatori di vacche, no? Cioè, non contro le... Beh, allora... vi racconto la storia del concorso forestieri. Il concorso forestieri è un'organizzazione che su 4x4 chilometri funziona benissimo. Allora, ci sono, a occhio e croce, 700 persone che gravitano tra tutti, no? Quindi diciamo 50-60 gruppi familiari più o meno organizzati all'interno di quel perimetro lì, escludendo appunto le aree abitate normalmente, perché questa è la scelta che avete fatto giustamente. E poi ci sono delle istanze tipo: io voglio fare il tour operator delle mie aree, le aree che mi hanno segnato e non so che destinazione dargli oltre quella piccola.
Poi ci sono occasionali, poi ci sono quelli che fanno un altro mestiere, poi ci sono quelli che fanno questo mestiere, poi ci sono quelli che in questo mestiere organizzano, fanno le competizioni di Windsurf, per esempio, oppure fanno, mio amico, tiene pubblico esercizio in quel luogo, il mio amico e gli altri amici come lui, no? Organizza la vita sociale, cioè dà struttura e infrastruttura alla vita sociale delle persone perché non stiano divanizzate tutto il giorno, che era il problema di prima, no? E davanti alla PlayStation. Allora, tutto questo dentro questi 2 km per 2, no? 4 km per 4 km, potrebbe conferire, diciamo, a una persona, non a un'organizzazione comunale, sovracomunale, provinciale, regionale, che si mette a fare le cose, promozioni alla Fiera, alla Bicca, al Monaco di Baviera, o a Coso, o a Parigi, cioè, no, quelle cose lì, ma uno che risponde al telefono, meglio ancora uno che risponde su un software dedicato alle richieste di prenotazione. Cosa deve fare questo? Dovrebbe riconfigurarsi come il vecchio concorso forestiero. Il concorso forestiero era così, era una signora, una signorina, una zitella, un signore pensionato, uno che doveva stare sulla sedia perché non aveva la gotta, che col telefono, quello di bachilite nero sul muro, che fate drin, quello lì, no? Ecco, rispondeva al telefono e diceva: buongiorno, concorso forestieri di Varena. Diceva: avete un appartamento per luglio? Sì. Quanti siete? 8. Ah, allora potreste andare dalla Maria, la quale Maria ha l'appartamento per 8, perché lui lo sapeva, e prendeva un biglietto, scriveva con una matita copiativa e la appiccicava sul chiodo della signora Maria. Quindi una batteria di chiodi, un telefono, che dopo adesso ci aggiorniamo, no? Metti anche la cuffietta, e una persona, diciamo, controllata da tutti gli altri utenti, i quali gli danno un incarico all'inizio dell'anno e gli dicono: caro Giuseppe, tu fai il, tu gestisci questo tour operator, sostanzialmente lo gestisci passivo invece che attivo, non hai spese, tutte le volte che io tiro la caparra ti do 5 euro, 5 5 5 5, pensionato è sistemato. Se la volta dopo non va bene, dice: allora chi è che vuole il Giuseppe ancora come telefonista? No, io no, perché non mi ha mandato nessuno. E giù a fare, a eleggerne un altro. Ed è una prestazione di servizio. Okay? Quindi adesso abbiamo detto 4x4 fa 16, dentro qua ci sono 600 persone, di queste 600 persone che possono interessare ce ne sono essere 60, di queste 60 persone è logico aspettarsi che si possa conteggiare, non so io, 120, 240, 360, dite voi il moltiplicatore, ospiti, i quali possono polmonare da 120 a 600, aggiungendo o non aggiungendo tende, aggiungendo o non aggiungendo dei box, tipo quelli di cantiere, con dentro i bagni e la lavanderia, chiaro? Perché dietro, in un posto nascosto, dietro una rovina di sassi, sotto le frasche, nascosto con le reti mimetiche dei carri armati, ci puoi mettere un blocco servizi, no? Senza dover andare a fare la pipì nella tenda, giusto? Bene. Non manca poi altro, perché le strutture fisiche le abbiamo conteggiate, le abbiamo censite, le avete censite, giusto? Come prima abbiamo censito che quello lì aveva 6 stanze, il numero di stanze di tutti questi 16 km quadrati li avete censiti. Le persone che possono dedicarsi a questa cosa qua, ne censite l'innesco, cioè l'innesco del virus, e dopo aspettate che l'idea sia buona, perché, come dice il mio amico sempre, è il mercato poi che ti dice dove sei andato a finire, no? Cioè sei fatto il passo più lungo della gamba o no. Hai mosso denari? Allora, non hai mosso denari fin tanto che tu non ti sei creato il bisogno di comprartene le tende. Dico le tende per dire qualsiasi cosa, per dire... La, non vi voglio dire niente, l'idea di chiunque di noi, l'importante è che non diventi che l'architetto deve fare la tenda, perché sennò siamo sempre da capo, no? Cioè, ogni architetto faccia una sedia e dopo la pianti lì di fare quel lavoro lì. Faccia il mediatore culturale, l'architetto, ma non disegnare la sua tenda, perché insomma dopo un po' diventa... Avete visto il catalogo della deficienza umana lì o no? Sì, lui pensa che siano tutte cose belle quelle che ha selezionato, no? Gliel'ha fatto un art director, gliel'ha fatta la selezione, no? Se fa l'elenco delle bestemmie che ha tirato, lo sa che l'ho maledetto mille volte. Quello lì è io, cioè è la manifestazione dell'individualismo insito in qualsiasi di noi ingegneri.
fare il pezzo unico. Facciamolo, però finiamola dopo un po', dopo averlo fatto, dopo aver, come si dice, esserci riprodotti, smettiamola e andiamo avanti invece per la semina. La semina è quello di far diventare 6 persone, 60, e 60 persone tutte abbastanza conformi nel dire che moralizzino loro, come nel concorso forestieri, l'imbecille che cerca di fregare il turista, quello che gli porta via la moto e dopo gliela dà il ricatto a quello che è venuto a farsi il giro con Wilson, no? Mi sono spiegato, cioè è quello lì il lavoro degli architetti oggi, spero che diventi questo il lavoro, perché dopo aver finito di lucidare il proprio ego si dovrà passare a essere produttivi un giorno. Non so se c'è qualcuno si offende. Ecco. E allora andiamo con questa roba qua. Quella, cosa manca a questo progetto, nella sostanza? Non manca nulla. Ve lo posso dire in tutta serenità. Manca soltanto che qualcuno nel campo dell'amministrazione, della cosa pubblica, cioè i nostri amministratori, quelli che noi abbiamo messo ad amministrarci, si accorga che a un certo punto anche lui ha il ruolo di progettare, o almeno di ascoltare e selezionare fra i progetti che gli vengono proposti, non quello più bello dal punto di vista della tenda, ma quello più buono dal punto di vista degli amministrati. E si decida a far fare un concorso invece che di tende, di testi della norma che devono regolare il rapporto del conflitto di interessi che c'è per forza tra il pubblico e il privato, perché il privato invece di farne 12 di posti letto ne vorrebbe fare 1.200.000 sui 12 ettari, sui 12.000 metri quadrati che ha, d'accordo? E il pubblico non le vuole queste cose, perché lì sotto c'è la città di, da dove terminava la strada e ne cominciava un'altra, no? Cioè quella che apriva all'occidente, all'oriente greco, per i romani, giusto? E quella cosa lì è ancora da indagare, non abbiamo finito di sapere cosa c'è lì sotto. Allora se io gli faccio mettere sopra le tende che poi diventano una palizzata, che poi diventano un po' di cemento, che sia, ci avevo già lì la tenda, gli ho messo un muro, no? C'è il vento, mi porta via la tenda, avrò ragione, mi porta via la tenda, lì l'ho pagata. Ecco, e questi, tutti questi pianistei no, ma poi ci bisogna anche dire che c'è la paura della tenda, ma ci sarà anche ma il giorno che è finita la paura della tenda, c'è una cosa ma sono rimaste sempre le case abbandonate, le abbiamo viste, le sono disegnate benissimo, invece che sono dei trulli, sono delle, come le avete chiamate? Gli alzi o torri agricole, a seconda che abbiano le torri agricole, voglio dire, quando mai uno ha avuto paura di stare a dormire una notte in una torre agricola? C'è la porta sola, neanche la finestra. Che se, non, se vieni dentro diretti abbassati per le mazze, no? O no? Non era così? Ecco, dove era l'amico del legno, amico mio. C'è il vandalismo, e c'è l'ignoranza, e c'è l'invidia, la gelosia, tutte cose che vanno orientate, come dicevo invece qua prima, no? Vanno orientate nell'emulazione. Cioè, quelli che sono difetti, non è Machiavelli che lo dice, perché insomma è insomma, però hanno un lato di pregio, quelli che sono pregi hanno un lato di difetto. Se è vero come è vero che una cosa di successo viene copiata da tutti, no? Si tratta di inoculare senza bisogno, cioè possibilmente spogliandolo dei nostri bisogni personali, di inoculare il giusto spirito di emulazione nel vicino di casa. I muretti vanno bene, i muretti vanno benissimo. La provincia di Ragusa è nel 1492, mentre quell'altro genovese scopriva l'America, ha abolito il latifondo, la provincia di Ragusa, ed è confinante con la provincia di Siracusa, quella di Agrigento, quella di Caltanissetta, quella di Enna e quella di Catania, che per un po', i quali ancora oggi non hanno abolito il latifondo. E la provincia di Ragusa si distingue per gli altri, difatti se si passa da Cave d'Istica e si entra dentro la provincia di Ragusa, sono solo muretti a secco. Ok? Quindi bene o male, lì c'è la carne migliore di tutta la Sicilia, 2/3 del latte di tutto il meridione, del latte del fornaio, delle cose, no? E tutti quanti lavorano nell'agricoltura avendo le private vendita, rubi, gli olivi, la terra arativa, dentro lo stesso appezzamento di terra e poi l'allevamento. Ok?
che male c'è? Non c'è male di per sé in nessuna delle manifestazioni dell'uomo, a parte l'omicidio. L'aspetto mentale del muretto, cioè non è un momento in cui si pensa di fare un villaggio di 4 km per 4. No, non è un villaggio, no. È difficile anche andare d'accordo con non è un villaggio di 4 km. Non è un villaggio, i villaggi li hanno fatti a Coso, a Marina di Ugento. I villaggi sono ridotti dentro non 4 km per 4, ma 400 metri per 400 esatto, metri. E ci sono dentro il triplo delle persone che i nostri amici vogliono mettere in quel posto lì. Esatto. E c'è dentro 100 volte di più di delusione umana, se vogliamo. Cioè uno si affligge a stare in un posto come quello lì. Preferisce il suo divano e la sua PlayStation al posto di stare in quel luogo lì. La prima volta ci va come andare a Sharm, no? Uno va a Sharm perché costa poco, perché ci sono le russe, e dopo non ti perché vogliono il rublo, no? Ecco, e dopo torna a casa e dice non ci vado più io in quei posti lì, no? Come non va più nella Marina di Gento, come non va più in Calabria, come non va più a Costa Rei, per dire che adesso ho demonizzato Costa Rei, mi perdoneranno, dopo c'è la memoria storica, quello che ho detto. Ecco, spero che gli esempi che faccio io per esagerare non siano oggetto di personalizzazione, non lo sono almeno nel mio intento. Ecco. Quindi quello lì non è un villaggio da 4 km per 4, quello lì è un'infrastruttura recuperata dagli avanzi, cioè lavorare come lavorare nelle immondizie e togliere l'alluminio e metterlo da una parte e il ferro metterlo dall'altra. Lì ci sono dei tratturi e ci sono delle strade interpolerali, ci sono delle strade comunali dove si è perso l'uso, ma catastalmente risulta che è un bene pubblico, quindi inalienabile, facciamo il discorso di prima, e lì dentro si potrà passare alla lunga. Se poi non mi fanno passare che c'è quel rognoso lì, e non comprerà il fan, come dicono da noi, no? Cioè, siccome hanno comprati tutto quel trattore lì, è diventato di moda, quello che costruisce questi trattori che costano un'infinità, che sono tedeschi, eccetera, no? Ha fatto i miliardi e sta in un posto dove l'emulazione è entrata in circolo virtuoso con denaro. La stessa cosa se succede con le tue di tende, di case mobili, o le vostre, o le tue, non importa. L'importante è che succeda e che soprattutto non ci sia l'imposizione di un modello, perché l'imposizione di un modello crea una privativa e la privativa crea un'invidia che ti fa fare una regola apposta contro quel modello. Tutti i modelli sono autorizzati purché dopo 4 mesi, 4 hai detto tu, 4 sono i mesi di stagione. Purché dopo 4 mesi di stagione siano spariti da sopra la terra, se no non te li lascio più rimetterli, concettualmente parlando. Questa è la formula che noi stiamo cercando di seminare in giro per il mondo. Vedo che è già preseminata, quindi qua bisogna per forza bisogna andare a fondo di questa ipotesi. Cioè, bisogna portarla dentro, perché il limite è proprio colorino. Se quello che paghi di affitto, avete visto che nel conto economico del metodo Zadra c'è dentro anche un affitto, c'è cioè una rendita fondiaria. Se quello che paghi d'affitto per il numero di posti letto in quella zona che è semitutelata piuttosto che al bordo della spiaggia, piuttosto che dentro una pineta, eccetera, eccetera, è sufficiente per far dire questo bene non è più a costi dello Stato o della Regione, ma è a rendita dello Stato o della Regione. Ma sembra che cambi poco perché sono pochi euro. Però cambia il regime di quella proprietà. Quella proprietà non è più un costo per l'ente che la possiede, ma è una rendita. Ok? Se questo risulta una rendita, vuol dire che il patrimonio dello Stato non dobbiamo svenderlo, possiamo tenerlo lì perché si autopaga fino a un certo punto e poi comincia a rendere. Forse anche l'invertire l'euro, cioè dal meno al più un euro, sarebbe un risultato fantastico. Proprio per non dare in mano queste robe qua, quelli che dopo piangeva il cuore sentirlo, ci siamo confrontati un attimo con il dottor Ceci prima, che l'assessore competente di una provincia ultra competente su quei territori lì, no? E vada ancora a inaugurare mega villaggi turistici o alberghi, no? Se uno dice ho ristrutturato 3 case e ho fatto diventare 6 stanze d'albergo con bagno compreso, che domani arriva mia zia o c'è un matrimonio e ci faccio dormire pure loro, questo è come dire un recupero. Se io devo costruire, abbattere qualcosa per costruire un albergo, oggigiorno, con i conti che ci sono, non so dove ci si possa aggrappare, cioè a che santo ci si possa aggrappare per dire che c'è una ragione nel farlo. Ok? Quindi io,
con questo vi ho benedetto e vi saluto. Ma io non ho molto da aggiungere, per dire la verità, ben niente, se non che se volete possiamo provare a farlo. Cioè, mi sembra che questa occasione possa essere servita, possa servire anche questo. Complimenti ancora per questo lavoro che hai fatto, veramente molto bello, molto profondo. E l'esempio che vi è stato fatto del concorso forestieri è molto semplicemente un'ipotesi di modello, molto così artigianalmente, un'ipotesi di modello gestionale di un'operazione di questo genere. Allora, mettiamo insieme i pezzi. Stamattina vi abbiamo cercato di portare un'esperienza che abbiamo fatto nel tentativo di dare una risposta se esiste, come dire, come possa esistere una economia dell'ospitalità nel futuro. E al di là della sua realizzazione, che si chiami albergo diffuso, che si chiami clienti, che siamo quel cavolo vogliamo, no, siamo capiti su una potenzialità che è questa di cui stiamo parlando. Bene, abbiamo individuato la questione della progettazione del territorio, dell'analisi, prima della conoscenza, poi dell'analisi, dell'approfondimento, della progettazione del territorio come in qualche modo necessaria al fine di, no, sviluppare un'ipotesi di questo genere. Abbiamo anche capito che c'è una questione normativa che a questo punto è in qualche modo urgente, non so come dire, che costituisce la condizione per cui si possa passare dalla progettazione alla realizzazione. Nel caso di specie che voi avete presentato, io non so quale possa essere uno strumento, lì c'è un comune soltanto, mi pare che tre comuni. Dovrebbe essere una specie di contratto d'area, cioè dovrebbe, se dovesse dire adesso come si può andare, o come si dovrebbe, o come noi potremmo anche aiutarvi, e noi tutti insieme potremmo aiutarci, non so se troviamo delle convenienze, io fortunatamente non sono architetto, quindi non ho il problema di, per fortuna, di passare, no, cioè ecco, però il fatto che voi molti qua dentro siate architetti è, come dire, importante, secondo me, molto interessante, un bel dato. Dovremmo cercare a questo punto, se volete, di entrare nel merito fino in fondo con le tre amministrazioni comunali, piuttosto che gli enti che intervengono, no, su come si costruisce un contratto d'area per costruire, per realizzare un albergo di 4 km2. Sarebbe molto interessante fare. Io verrei a gratis, parteciperei a questo lavoro se tu mi coinvolgi, se voi lo organizzate, io vengo gratis, lui viene gratis, il professore del Politecnico viene gratis, un paio di altri, veniamo gratis a fare una cosa così, perché non abbiamo bisogno di guadagnare da questa cosa, ma abbiamo bisogno di cominciare a dimostrare che quello che stiamo, che voi state studiando, che voi state provando, che lui sta immaginando, che tu stai pensando, che noi stiamo avanti, lei sta facendo, no? Tutta questa cosa qua trova a un certo punto, come dire, un'esecuzione strategica, non ideale, ideologica, no? Futuribile, ma dimostrare che è possibile fare questa cosa. Se noi riuscissimo a creare il primo prototipo di questa operazione, avremmo fatto veramente, ragazzi, per il Sud complessivamente, ma anche per l'Italia, un passo avanti di non poco conto. Credo che si possa andare con la logica del contratto d'area. Cioè, mi immagino, io più di una volta ho approfondito questo tema, ci sono le, come si chiamano, le, normativamente, Marco, mi sfugge il nome, le conferenze di servizi, una volta, sì. Conferenze di servizi sarebbe quello che deve attivare, che sarebbe parte di una qualsiasi convenzione, il passaggio, no, successivo, ma qua stiamo, come dire, ad uno precedente, qua in realtà bisognerebbe andare a definire in queste aree che avete individuato quali saranno e quali sono, diciamo così, no, cosa si può e che cosa non si può.
cioè, bisognerebbe arrivare lì. E in realtà siamo a che fare con l'urbanistica, probabilmente, no? Di quei comuni. Va detto quello che loro hanno e va chiesta una lettura interpretativa, oppure va proposta. Va proposta. E dopo questa qua deve diventare un piano norma con quella specifica cosa che potrebbe essere un piano. Allora, questo un piano sperimentale. Con tre comuni questo si può fare, con un comune dei tre coinvolto con la proprietà si dovrebbe poter fare, un po' di, diciamo. Perché c'è detto per proprietà pubblica, ha detto, però non è comunale, è regionale, Marco. No, no, quello è comunale. Ah, è comunale, per comunale, anche regionale. Due comunali. C'è già un appuntamento con il sindaco per questo, quella è una striglia da mezzo. Sì, ma non si tratta di prendere un appuntamento col sindaco per discutere, no, di una masseria, si tratta di presentare un piano norma, cioè che è un'altra operazione. Solo che lì ci